Divieto assoluto dopo le ore 15 di somministrazione e vendita delle bevande nel comune dell'Aquila. Fanno eccezione i ristoratori che hanno prenotato le cene per la vigilia e le enoteche e i negozi che vendono bevande da consumare a casa. È interdetto dunque con assolutezza il consumo in strada nel pomeriggio del 24 dicembre. Questi primi provvedimenti per la vigilia di Natale all'Aquila, arrivati nel secondo Comitato di Sicurezza Pubblica, svoltosi questa mattina in questura con le forze dell'ordine, il sindaco del capoluogo e le associazioni di categoria, Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato. La vigilia di Natale all'Aquila è un momento sociale molto importante per il capoluogo, giorno in cui si consuma un aperitivo in strada che riunisce migliaia di persone. Eventualità impossibile in periodi di Covid, ma a sorpresa la prefettura ha trovato una via di mezzo, non impedendo l'aperitivo, ma regolandolo. Molti esercenti fanno sapere che nell'impossibilità di gestire gli assembramenti al di fuori dei locali, preferiscono non aprire. Altri trovano il compromesso una buona soluzione. Oh, certo, è un evento popolarissimo, quindi è difficile bloccarlo. L'unica cosa sarà un po' difficile gestire gli assembramenti all'esterno del locale, perché all'interno siamo già esperti, quindi con il controllo Green Pass e il distanziamento tra i tavoli. All'esterno la vedo un po' complicata, speriamo che il Comune creerà proprio uno staff adeguato di sicurezza e di guardia in giro per i vicoli e per le piazzette, e così stiamo più tranquilli anche noi. Ecco, anche l'apporto delle forze dell'ordine sarebbe utilissimo, anche per far rispettare le distanze all'esterno e anche per controllare se i clienti indossano la mascherina all'aperto. Dopo le 3 sarebbe pure un ottimo orario, così tutti quanti possiamo tornare a casa per organizzare il cenone, sia i dipendenti e sia i clienti. È intanto in corso di svolgimento l'unità di crisi per definire i tempi e i modi dell'uso della mascherina anche all'aperto durante tutto il periodo festivo.